Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Benvenuti a Ricette per vivere bene. Oggi ci fa compagnia anche Ludovica. Siamo tornati da Monica della Commanderia del Gusto. Buongiorno a tutti. Monica, grazie di averci di nuovo invitato. Qui siamo nel comune di Fidenza, in provincia di Parma, sulle colline di Siccomonte, una zona bellissima dove evidentemente è sbocciata la primavera anche qui. Sì, qui gestiamo la nostra scuola di cucina, abbiamo anche un bed and breakfast e la posizione è strategica in quanto, oltre a essere bellissime queste zone collinari tra Fidenza e Salso Maggiore, in un'ora di tempo di macchina si può essere a Bologna, a Milano, si può andare al mare, a Mantova, quindi luoghi di interesse culturale insomma molto, molto interessanti. Sì, la posizione è davvero ottima e tra l'altro anche, come vedete voi stessi, bellissima. Allora Monica, noi ci rivediamo tra pochissimo, okay. Io ora vado a cucinare insieme alla food blogger Marzia Riva. Eccoci dunque nella cucina della Commanderia del Gusto ad accoglierci Marzia Riva, benvenuta. Ciao, grazie. Benvenuta, grazie di cuore di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitata. Come dicevo prima ai telespettatori, Marzia Riva è una food blogger, il blog è La Taverna degli Arna, è una chef bravissima, anche se lei non vuole che no, essere chiamata chef, in questo modo. Gli chef sono altri. Però vedrete voi stessi i risultati, ecco, delle preparazioni che farà oggi per noi. E ti chiedo, intanto poi ci scambieremo tante chiacchiere, ci racconterai tante cose di te, ma di annunciare intanto ai nostri telespettatori cosa cucinerai oggi per loro. Allora, io oggi ho pensato di preparare delle ricette tra il cotto e il crudo, perché la cucina crudista mi piace tantissimo, mi diverte. Adesso andiamo verso la bella stagione, per cui mangiare anche delle verdure croccanti è sfizioso. E poi ho pensato ad un couscous che condiremo in maniera un po' esotica con delle verdure croccanti e datteri, perché può diventare un piatto unico perfetto per le belle giornate. Benissimo, allora dai, direi iniziamo subito con la preparazione del primo piatto. Vedo tanti belli ingredienti, qua una curry, dei fiori meravigliosi, ma lascio spiegare tutto a te. Ok, allora iniziamo subito con questi turbanti di zucchina che sono un po' anche il simbolo del mio blog, perché è una delle prime ricette che ho fatto durante i cooking show, per cui sono particolarmente legata ad essi, e non sono altre che delle sfoglie di zucchina che quindi andremo a tagliare in maniera sottile. Noi abbiamo preso una zucchina e la andiamo a tagliare sottilmente con la mandolina. Volendo, se non abbiamo la mandolina a casa, possiamo farlo anche al coltello oppure anche con il pelapatate, ancora più comodo. L'importante è che ci vengano delle belle fettine sottili sottili che possiamo poi arrotolare. E poi andremo a preparare una specie di formaggio vegano e quindi una salsa, una crema bella densa fatta di anacardi e di sesamo, e che renderemo gustosa e formaggiosa, e poi prepariamo appunto tante verdurine croccanti con cui condiremo queste nostre sfoglie di zucchina. Per cui, allora, ci prepariamo un piatto dove teniamo da parte le zucchine. Il trucco è avere delle zucchine belle sode, belle croccanti, in modo che tengano la fetta. Esatto, altrimenti abbiamo il problema che è troppo morbida e non riusciamo a gestirla. E poi io ho pensato di guarnire
il nostro turbante con la carota, il sedano, l'asparago, il radicchio, se ci piace. Queste verdurine che sono quindi, esatto, in questa ciotola. Se ci piace possiamo anche aggiungere del cipollotto, dell'avogado che gli dà la cremosità. Veramente possiamo spaziare con quello che più ci aggrada, con i gusti che ci piacciono. Andando verso l'estate possiamo usare i peperoni, che sono colorati, sono divertenti. Ecco, insomma, oggi ci proponi questa versione, però ovviamente, come ci stai spiegando, se ne possono fare tante, sì, diventa ogni variando volta le verdure. Un piatto originale, nuovo e soprattutto gustoso. È anche molto bello da vedere, perché io ho già visto qualche foto sul tuo blog e devo dire che sono tutte delle piccole opere d'arte, sicuramente. Grazie. Anche buone da mangiare, poi lo vedremo, ma sicuramente bellissime. Io ho anche la fortuna che mio marito, essendo fotografo ed essendo specializzato in... Ah, c'è il trucco. Sì, barba trucco c'è sempre. In fotografia di cibo riesce a dare risalto a quelle che sono le preparazioni, per cui io sono una di quelle food blogger fortunate che... Secondo me sei un po' modesta anche, hai già detto due o tre cose che mi fanno pensare che sei anche un po' il tuo carattere, no? dire così, perché sicuramente sei bravissima. Grazie. Allora, a prescindere da tutto. Allora, volevo chiederti una cosa, perché come hai annunciato tu stessa preparerai tre piatti, due crudisti e uno vegano. Per te non è solo lavoro, ma è proprio una scelta di vita. Sì, assolutamente. Io ho scelto di diventare vegana, è stato un percorso comunque lungo, non l'ho fatto con un salto da un giorno con l'altro, però è stata una scelta consapevole, di cui sono molto contenta. E circa 9 anni fa ho iniziato la mia scelta verso il vegetarianesimo e ho iniziato a mangiare sempre di più vegetale e pensare in vegetale. Quando poi ho avuto un evento molto forte di allergia, ho fatto proprio il cambio completo di quella che poteva essere la mia alimentazione e quindi ho fatto la scelta completamente vegan. Per un periodo iniziale ho scelto la cucina crudista, perché era quella che mi permetteva di avere più appagamento, perché al momento, dopo l'allergia, i medici mi avevano tolto tantissimi alimenti perché potevano provocare appunto allergie, intolleranze o a crescere quelle che avevo, e di conseguenza per un lungo periodo avevo scelto di mangiare solo crudo. Poi ho rimparato a riequilibrare e adesso mi diverto tra il cotto e il crudo, come facciamo oggi. Guarda, mi hai dato una testimonianza importante per la nostra rubrica, perché si chiama Ricette per vivere bene. E anche tu sei una tra le tanti ospiti che ho avuto che ha raccontato di aver cambiato alimentazione proprio anche per esigenze di salute, di aver avuto dei benefici da un certo tipo di scelta. Quindi davvero per me questo è importante, insomma. Non è solo una rubrica di ricette, ma c'è anche questo aspetto a cui teniamo molto, quindi di anche proporre piatti sani, cibi che fanno bene alla salute. Sì, la mia scelta è partita per una questione salutistica. Poi ovviamente studi, ti informi e subentrano poi altri discorsi, l'etica, e quindi poi abbracci il vegetarianesimo su più fronti, non più solo sulla questione salutistica, ma anche su altre questioni che sono comunque importanti. La scelta per diventare vegani può accadere per diversi motivi, l'importante è esserne consapevoli. E io sono estremamente convinta che noi siamo quello che mangiamo e che quello che mangiamo può comunque influire su quello che siamo e come poi ci poniamo verso l'esterno, e di conseguenza la mia scelta mi rende felice e sono contenta di quello che mangio, perché comunque è divertentissimo quello che faccio e di quello che riesco a comunicare agli altri. Perché c'è tanta passione, tra l'altro si vede. E tornando alla nostra ricetta, esatto. Adesso facciamo anche un po' di confusione perché va bene, ti lascio lavorare.
E allora noi abbiamo tagliato le nostre verdure e quindi abbiamo creato delle sfoglie di zucchina, un po' di radicchio, un po' di carote, del sedano e il nostro asparago. E adesso andiamo a preparare quella crema di cui ti parlavo, sì, formaggiosa. Questo formaggio a base di anacardi. Esatto, per cui noi abbiamo ammollato per 8 ore almeno, in modo tale che rimangano belli morbidi gli anacardi. L'anacardo nella cucina crudista è un must, diciamo che non manca mai. Fa sempre parte della famiglia dei legumi, per cui comunque ha anche una parte proteica oltre che grassa, interessante, e la particolarità è che diventa spumoso e cremoso e quasi un gusto naturale, per cui non va a prevaricare gli altri sapori. E con esso riusciamo a creare questa sorta di formaggio che andiamo a insaporire con i semi di sesamo. E poi mettiamo un pochino di lievito alimentare in scaglie, che nel mondo vegan viene chiamato comunemente il formaggio grattugiato, vuole ricordare un po' il grana padano, visto dove siamo nella zona, ma non ha nulla a che vedere, ma è un insaporitore naturale che fa anche molto bene e gli dà un buon gusto. È anche ricco di vitamina B, giusto? Sì, che sì, è importante nell'alimentazione vegana. Mantiene tutti i nutrimenti del lievito di birra, a cui è stato tolto però il potere fermentativo e lievitante, per cui non ci possiamo fare una torta, però manteniamo tutte quelle che sono le caratteristiche del prodotto iniziale. Io aggiungo un pochino di succo di limone e avremmo bisogno di una spremiagrumi, se lo troviamo. Uno spremiagrumi. Intanto possiamo anche spremere un po' a mano, cosa dici? Sì, lo spremiamo un pochino a mano. Se ne basta poco. Io intanto controllo. Grazie. Insomma, siamo ospiti qua, esatto, per cui non è, ce la facciamo. Non è facile, perché tu, non l'abbiamo detto, forse vieni da Milano, giusto? Sì, sì, io sono di Milano. E quindi a Milano tieni dei corsi di cucina. Tengo anche dei corsi di cucina. L'abbiamo, sì, trovato, eh? Abbiamo trovato. Ti stupiremo. Guarda, ci grazie all'aiuto guardando del pubblico che poi inviteremo. Ci stava guardando. Sì. E un'altra cosa che non abbiamo, sì, è il sale e lo zucchero. E il sale e il pepe, guarda, dietro, okay, di noi. Sì. Il sale. Allora, dicevamo che a Milano tieni dei corsi di cucina veri, sì, e propri. Grazie al blog di cucina le persone hanno iniziato a conoscermi e a chiedermi di imparare a fare quello che vedevano, perché a volte copiare la ricetta non è sufficiente, e vederla fare o imparare a farla è sicuramente più interessante. Quindi ho iniziato questa avventura insegnando, che mi piace tantissimo. Facciamo casotto? Va bene, dai, un attimo di pausa. Allora, adesso aggiungeremo un pochino di acqua per aiutare ad amalgamare, però prima frulliamo solo gli anacardi in modo tale che rilascino un pochino il loro olio essenziale. Quindi questo te lo lascio o non serve più? Magari lo teniamo da parte, che dopo ci serve sicuramente ancora. Allora, hai dato una prima frullatina. Esatto. E adesso aggiungi un adesso po' di acqua. Un pochino di acqua. Un'altra cosa che ci tenevo a dire di te, Marzia, è che hai frequentato l'Accademia di Pietro Lehmann, sì, giusto? Che molti sicuramente dei nostri telespettatori conoscono, comunque è il cuoco del Gioia, che è l'unico ristorante stellato vegetariano in tutta Europa, giusto? Esatto. Allora, dicevamo, Pietro Lehmann. Sì, per me è stato un grande privilegio e un onore frequentare l'Accademia, mi ha dato tantissimo e ho imparato tanto, e quello che ho imparato sto cercando di metterlo in pratica fondamentalmente, e ho la fortuna di continuare a frequentare il Gioia Academy e l'onore di poter partecipare tenendo alcune delle mie lezioni anche nella loro scuola. Bello. Questo è il Noi formaggio. Abbiamo preparato il formaggio, nel frattempo l'abbiamo ben frullato e abbiamo una consistenza quasi di una ricotta, se vogliamo dare un riferimento. A questo punto la spostiamo in una ciotolina
ho abbattuto il frullatore. La spostiamo in una ciotolina, così ci aiutiamo poi per preparare i nostri turbanti di zucchina, che possono essere un antipasto, oppure li possiamo servire durante un buffet, alle feste per esempio, molto divertente perché sono colorati, sono allegri. A me piace tantissimo giocare con i colori e su questo sono fortunata perché la natura è coloratissima, per cui non devo fare molto. Quindi queste rientrano un po' tra i finger food. Esatto, può diventare un finger food, può diventare un antipasto, oppure anche in una cena leggera possiamo giocare con tanti gusti diversi, prepararne diversi. Al posto del classico pinsimonio, per esempio, possiamo fare una cosa simile. Ecco, quello che volevo aggiungere è che sicuramente c'è una grande preparazione da parte tua, però è anche una tua passione da sempre, no? Sì. Tra l'altro mi raccontavi prima che hai sempre cucinato per gli amici, sì, e che il nome del blog deriva proprio dal fatto che casa tua era diventata una taverna, sì, giusto? Sì, una taverna, un porto di mare forse, più che taverna, però sì. Quando sono stata invitata ad aprire il blog dagli amici che mi hanno sempre sostenuto dicendomi che la mia passione doveva diventare qualcosa di più che le cene con gli amici, dovevo pensare a un nome. Questi sono forse anche troppo lunghi, li chiudiamo un pochino che così li facciamo tutti uguali. E ho pensato di chiamarlo La Taverna perché per me la taverna ricorda un luogo intimo, accogliente, caloroso, familiare, un po' come è la nostra casa che ha sempre accolto tutti gli amici. E poi Arna, perché noi da sempre siamo gli Arna per tutti gli amici, perché mio marito è Arnaboldi di cognome e quindi la naturale abbreviazione è sempre stato gli Arna. Andiamo a mangiare dagli Arna, l'Arna macchina, l'Arna baby, io sono l'Arna mamma, un po' come i Barba papà, noi ci siamo affibbiati questo nome e da lì la decisione di dare il nome al blog. A maggior ragione adesso che prepotentemente mio marito collabora nella realizzazione delle ricette tenendo tutta la parte visiva, perché all'inizio non voleva assolutamente partecipare perché diceva che era una cosa mia e quindi le fotografie me le sarei fatte io. Poi si è preso pena per le fotografie che facevo, ha detto vabbè, anche no, te le faccio io. Ma quindi per lui è una passione quella della fotografia o è proprio il suo mestiere? Diciamo che è una seconda attività, nel senso che è nata come passione e poi essendo molto bravo io ho insistito abbastanza affinché la coltivasse maggiormente, si è specializzato nell'ambito della fotografia di cibo e quindi oramai è diventato un lavoro. Perché esistono dei veri e propri corsi anche per chi fa le foto, sì, di cibo, no? Sì, sì, sì. Ma che bellini, che carini, veramente. Belli oltre che buoni. Invece tu, Marzia, anche per te, quella della cuoca che non vuoi essere, come non vuoi essere chiamata, della chef, è una seconda attività anche per, sì, te, in realtà, sì, sì, non io è in il realtà tuo lavoro. Un altro lavoro, ho un lavoro vero. E questo è finto. Ho un lavoro di giorno e poi faccio la food blogger così di notte. Suona male. Come i supereroi, presente, che hanno dei lavori che non sai bene. Beh, insomma, di energia ne devi avere quanto un supereroe, immagino, perché per avere un doppio lavoro, e questo è molto impegnativo e stancante. All'inizio era proprio solo una passione che impegnava qualche ora alla settimana, poi in realtà è diventato molto più che una passione. Poi io mi sono data un piano editoriale abbastanza sfidante perché pubblico 3 volte alla settimana, quindi vuol dire fare le ricette praticamente tutti i giorni e questo è il nostro piatto. Bellissimo. I nostri turbanti per un aperitivo. Bene, poi allora lo assaggeremo. Assolutamente. E di conseguenza adesso è
bello impegnativo. Poi noi abbiamo un bimbo, per cui anche lui ha necessità di avere le attenzioni. Certo, però immagino che lo coinvolgiate. Poi ti chiederò qualcosa su tuo figlio. Intanto volevo dire ai nostri telespettatori che cosa prepariamo adesso. L'abbiamo già accennato, adesso il couscous. Adesso prepariamo il couscous, che sarà il piatto principale del nostro menù. Per cui noi mettiamo a sobbollire un po' di acqua, in modo tale da avere l'acqua calda. Quindi questo è un vero couscous, perché mi è stato preparato anche, mi sono state preparate le versioni alternative, il couscous fatto col cavolo, con le verdure, invece qui stai proprio usando il grano. No, sì, di solito anche a me piace giocare, come ti dicevo, con il crudismo, faccio un couscous fatto con il cavolfiore. Nel nostro caso invece, avendo già una preparazione iniziale a crudo, andiamo a fare invece una ricetta più classica. Allora, ti dicevo che ti avrei chiesto di tuo figlio, che ha 9 anni, giusto? Ha 9 anni. Ecco, lui come reagisce di fronte ai piatti che cucini? A molti telespettatori, molte persone hanno il problema di far mangiare le verdure ai propri figli. In realtà io non ho mai avuto di questi problemi, sono una di quelle mamme fortunate che non ho mai avuto problemi. Lui è un bambino molto curioso, a cui piace provare. E di conseguenza io sono una mamma a cui piace far provare, e lui ha sempre mangiato di tutto. Come dico sempre, mio marito e il mio bimbo sono dei vegani part time, perché quando cucino io ovviamente mangiamo vegan in casa, quando sono da soli magari mangiano anche qualcos'altro. Io non sono impositiva, viviamo nella tolleranza in casa e nella democrazia, per cui spesso e volentieri magari ci sono anche più piatti in un'unica cena, per cui quindi la gestione familiare è questa. Sì. E quando invitate gli amichetti di tuo figlio, loro mangiano volentieri quello che tu prepari? Dipende, quello è un bel test, nel senso che a me piace molto giocare con i bambini, per cui tante volte gli faccio provare delle preparazioni che so che a mio figlio piacciono, e per incuriosirli, anche per fargli conoscere dei piatti diversi. Altre volte perdo, perché mi chiedono magari qualcosa di più semplice o comunque qualcosa che per loro è più tradizionale. Altre volte invece sono incuriositi e sono divertiti e mangiano volentieri quello che gli ho preparato. Per me è anche un po' un test per capire fino a che punto posso spingermi con i bambini, perché con mio figlio, che mi segue tanto in cucina, giochiamo molto in cucina, lui mi aiuta, si diverte, infatti sul blog è piccolo chef. Ha un suo ruolo. Ha un suo ruolo che si divide tra le fotografie, a cui si diverte fare... Scattare lui stesso. Scattare con il suo papà, e poi con me per realizzare appunto delle ricette. Quindi è in perfetto equilibrio tra mamma e papà, bello, questo è bello. Noi lo coinvolgiamo tanto in questo, poi a volte mi segue quando faccio i corsi, si diverte venire al Joy Academy perché gli piace stare in questo mondo stellato, e poter dire che conosce gli chef per un bimbo è... Beh, certo, anche perché comincia ad avere quell'età che insomma... Poi vede la mamma che è sempre interessata anche verso l'esterno. Il papà, e quindi sicuramente lo incuriosisce. Allora, qui l'acqua bolle. Perfetto, abbassiamo un pochino che così non ci scottiamo. Andiamo a mettere un pizzico di sale, che l'ho perso, eccolo qua. Quindi qui faremo cuocere il nostro couscous. Il nostro couscous lo e lo condirai con le zucchine. No, lo condiamo con un po' di verdure miste, non solo le zucchine, ma mettiamo anche la carota, il sedano, il cipollotto, che li facciamo tostare in padella velocemente, in modo tale che si scottano ma rimangano croccanti. E poi andremo a condire il... Ecco, stavo cercando il couscous che me l'ero persa nel frattempo. Che andremo a condire poi con del curry, e alla fine mettiamo i nostri datteri, che saranno la nota dolce al nostro piatto. Quel contrasto particolare che ci sta e che risulta piacevole al palato. Esatto. Allora io direi che
Abbiamo quasi finito la prima parte di questa puntata, quindi dopo, oltre al couscous, prepareremo anche un dolce, un dessert, l'hai detto prima. Quindi ci lasciamo per pochi minuti con i nostri telespettatori e ci rivediamo subito dopo con Marzia Riva. When we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Bentornati a Ricette per Vivere Bene, siamo con Marzia Riva, la food blogger della Taverna degli Arna, e abbiamo sul fuoco il nostro couscous che ormai è pronto. Sì, e adesso andiamo a spadellare, la padella è calda, sì. Mettiamo un po' di olio e andiamo a spadellare velocemente le nostre verdure. Che abbiamo detto, zucchine, carote, cipollotto e un po' di sedano. Andiamo a mettere del cumino e quindi un po' di spezie che si tosteranno in padella. Andiamo ad abbassare il fuoco. E del curry. In questo modo le nostre verdure si insaporiscono e gli diamo anche un profumo particolare. A me piace tantissimo il curry, mi piacciono in realtà tutte le spezie. Anche a me questi sapori della cucina orientale piacciono tantissimo, sì. Poi col couscous, insomma. Poi, esatto, il si presta. Il couscous che ama il curry e quindi ci sta molto bene. Comunque diciamo che anche quello che ci stai preparando oggi potrebbe essere proprio un menù dell'antipasto al dolce, no? Sì, sì, prima sì, sì. Quelle, l'ho ragionato proprio zucchine. Sotto questo aspetto. Ok, bene. Allora, andiamo prima a tostare velocemente i nostri cipollotti. Quindi la parte diciamo più proteica, se vuoi, è negli anacardi, negli giusto? Anacardi, dico bene, nei sì, finger food delle zucchine ripiene. Sì. Adesso andiamo ad aggiungere invece carboidrato e le fibre, anche esatto, se non dobbiamo dimenticarci che un po' dappertutto ci sono le proteine, per cui comunque... Eh beh sì, scusami Marzia, ti lascio solo un secondo perché abbiamo un'altra cuoca qui dietro le quinte che vuole un po' di farina e poi ci raggiungerà, perché l'abbiamo salutata a inizio puntata, Ludovica... È la nostra piccola chef di oggi, no? Come tu dicevi che hai tuo figlio a casa, di 9 anni, che cucina, poi ci raggiungerà Ludovica che ha salutato con noi all'inizio, che ha 5 anni. Che è piccola, però 5 anni, cinque e mezzo. 5 anni e mezzo, precisiamo. Mamma, non dimentichiamocelo perché sono cose importanti. Adesso sta lavorando con la farina, con l'acqua, ed è lì, brava, brava. Va bene, allora okay. Qui stiamo già, abbiamo aggiunto una parte delle, prima, delle verdure. Esatto, non abbiamo voglia di renderle, di farle appassire, per cui le cuociamo velocemente in modo tale che restino croccanti e restino belle al dente. Per cui adesso il cipollotto lo spostiamo e proseguiamo la cottura con le carote e con il sedano che facciamo insieme. Ah, quindi c'è questa attenzione, insomma, di cuocere le verdure in tempi sì, diversi. E qui perché... si vede la differenza della chef. Perché ogni verdura ha i suoi tempi di cottura. È importante sicuramente il tipo di taglio che andiamo a fare per calcolare, calibrare correttamente la cottura. La padella che andiamo ad utilizzare, perché se andiamo a sovraccaricare di ingredienti la padella non avremo una rosolatura, ma le andremo a stufare, quindi cambia il genere di cottura che facciamo. E poi ogni verdura, c'è quella più croccante come le carote, ci sono quelle più acquose come le zucchine, per cui se sappiamo gestire anche cotture differenti riusciamo ad avere un'omogeneità nella realizzazione della nostra ricetta. Io vedo che tu te la cavi da sola e vado in aiuto all'altra chef che vuole ancora un po' di farina. Il profumo intanto che si sente è meraviglioso, questo curry buonissimo. Intanto ti chiedo anche qualche curiosità. Sì. Questi... Le salse. Queste sono salsine che hai preparato. Sì, quindi, ho preparato prima così risparmiavamo un po' di tempo. Eh sì, beh, insomma, qui ci sono i tempi televisivi ci da sono rispettare. I tempi televisivi vedo da che rispettare. Però sei organizzatissima e si vede che hai esperienza proprio in show cooking, dicevi, in corsi. Sì. Che tieni anche all'Accademia di Pietro Lehmann a sì, Milano. Sì, 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 sì. Oh.
ho tenuto alcuni corsi e altri li terrò in accademia, al Joy Academy, che per me è una cosa bellissima. Ecco, le carote e il sedano le abbiamo preparate. Adesso restano proprio le zucchine. Esatto. Mm-hmm. Come vedi sono proprio una cottura molto espressa. Andiamo a mettere ancora un po' di olio. Il curry è rimasto comunque nella pentola, ma andiamo lo stesso ad aggiungerne un pochino, perché a me piace che sappia di curry. Non so a te, ma... Sì, anche io apprezzo. Prima ci siamo interrotte, non so perché, ma mi avevi accennato al fatto che per il tuo blog cucini ben 3 volte alla settimana. Quindi chi ti segue, chi ti vuole seguire pubblico sul blog 3 volte alla settimana. All'inizio ero stata ancora più pazza, forse, e pubblicavo quasi tutti i giorni. Poi anche... per far fronte a quelli che sono gli impegni, appunto i corsi di cucina, poi sono articolista per alcune riviste di cucina, per cui devo organizzare anche gli articoli e le ricette per Gusto Sano, per Slow Living, eccetera. Non ho più tutto questo tempo a disposizione, per cui ho limitato la pubblicazione sul blog. Adesso pubblico 3 volte alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Sono diventati degli appuntamenti fissi, dove il venerdì tendenzialmente propongo sempre un dessert, un dolce, perché arriva il weekend e si è tutti più golosi e si ha più tempo per preparare anche il dolce per la domenica mattina, per la colazione tranquilla, piuttosto che per la sera con gli amici. E mentre invece il lunedì e il mercoledì alterno un po' di ricette sia vegan che crudiste. Adesso inizierò soprattutto con ricette più veloci, facili, certo, da preparare, fresche. La stagione calda si presta di più, è anche consigliata. Io sto molto attenta alla stagionalità, quindi a seguire l'orto per le verdure che scelgo nelle ricette, a seguire quelli che sono i tempi della natura, per cui parto in ottobre con la zucca e il blog diventa tutto arancione, perché la zucca la metto ovunque. Adesso iniziano a esserci gli asparagi che la fanno da padrone, però a parte quello che sono le verdure che più mi piacciono e che quindi entrano involontariamente in quasi tutte le ricette, perché poi sono quelle che mangiamo, è per questo che, cioè, è tutto vero quello che cucino sul blog. Cerco di alternare in modo tale da dare anche alle persone la possibilità di avere più opportunità e ricette da seguire. Ok, anche questo è pronto. Esatto. Quindi noi adesso abbiamo qua le nostre verdure. E quindi adesso andiamo a condire il couscous. Che un pochino si è impastato, ma noi... Allora, mi sono assentata un attimo. C'era bisogno di una mano, vero? Sì, vieni pure a lavarti le mani, tesoro. Sì, perché insomma, le cuoche, una delle regole principali, vero Marzia, è avere sempre tutto ben pulito intorno. Sì. Vedo che tu questa regola la osservi bene. E quindi qui basta mescolare il couscous, sì. Si aggiunge caldo. Sì. Un piatto da mangiare caldo questo? Non necessariamente, entrambe le versioni, lo possiamo servire caldo o comunque appena tiepido, oppure prepararlo in anticipo e servirlo a temperatura ambiente, rimane comunque molto gustoso. Quindi anche una di quelle cose che è comodo per chi lavora, che può magari preparare, non so, un orario che va bene per poi servirlo a cena, giusto? Magari esatto. non il giorno dopo, poi comunque il couscous, non troppo distante. Anche perché noi utilizziamo un couscous precotto, è molto comodo perché non ha tempi di cottura molto lunghi, sì. Non ha bisogno di essere seguito a lungo, per cui è veramente comodo come... E quindi sì, magari il giorno dopo al massimo, non si può tenere a lungo anche perché la verdura fermenta, però... Può essere anche la schicetta, come diciamo noi a Milano, per il pranzo del lavoro, di... esatto. Ma senti, ma tu parlavi, a proposito di Milano, parlavi di orto, ma non sei riuscita ad avere il tuo orto a Milano, no? Allora, in realtà ho trovato un giusto compromesso e sono associata a un orto comune, che è una bellissima iniziativa della nostra zona. Io abito nella zona di Niguarda e sono al confine con il Parco Nord.
che ci ha lasciato in uso una parte di area incolta dove un gruppo di persone molto attive ha pensato di creare un orto, ma a differenza degli altri orti dove ognuno ha il proprio quadrilatero, il proprio fazzoletto di terreno, è in condivisione comune proprio. E quindi tutti si lavora all'orto e si raccoglie, si Che condivide. bello! Quindi magari una volta ti capita che ti portino cose che sono state raccolte. No, No, qua in realtà mi sfortuna piace no. molto andare e zappare la terra, piantare. Ho pochissimo tempo per farlo, mi piacerebbe poter stare di più a contatto anche con l'orto, però quando ho tempo mi piace andare ad aiutare e poi ho la possibilità di raccogliere e utilizzare in cucina quelli che sono i prodotti che sono stati realizzati. Lo trovo una cosa molto bella perché a me piace molto la condivisione e la sinergia tra le persone, che credo che sia la forza che ci contraddistingue. E questo modo di lavorare tutti insieme per un fine comune, che è quello di realizzare delle verdure che poi portiamo in tavola, sempre con un concetto etico e sostenibile, è un bellissimo progetto. E quindi mi rende ancora più felice quando utilizzo le verdure, che poi mi impone e mi obbliga di ragionare secondo quello che è il raccolto, perché magari ho pensato di fare una ricetta con i finocchi, ma i finocchi non sono ancora arrivati a giusta maturazione, quindi devo cambiare la mia ricetta. E quindi è molto bello anche questa Ecco, cosa. qui vediamo degli strumenti del mestiere, dei coppa pasta, in effetti Sì, in sono molto realtà utili per volendo presentare possiamo, è bene. già pronto il Sì. nostro couscous, abbiamo aggiunto i datteri che ho tagliato in maniera grossolana e che daranno appunto il gusto a dolce al nostro couscous. Se hai notato non ho mai messo il sale nelle verdure, abbiamo condito solo l'acqua di cottura del couscous. Questo perché le verdure sono comunque già sapide, abbiamo le spezie che danno gusto e quindi ho preferito evitare il sale. Ovviamente al proprio palato, se vogliamo, possiamo mettere un pizzico di sale. Aggiungiamo un po' di scorza di limone. Tra l'altro, Marzia, quello che dico sempre è che è proprio una questione di abitudini. In realtà, se ci si abitua male a mangiare cose molto salate, molto dolci, poi si va avanti su quella strada, però sbagliando. Basta magari fare un sacrificio all'inizio, assaggiare piatti con meno sale e anche appunto con meno zucchero, poi alla fine diventano un'abitudine e quelli che mangiavi una volta non ti piacciono più. Li senti i gusti, almeno a me è successo così. Per esempio le tisane, in particolare le cose dolci, no? Io adesso le bevo tutte senza dolcificarle e mi piacciono. Secondo me è proprio in gran parte questione d'abitudine. Sì, è sicuramente abitudine, sono d'accordo con te. Diciamo che il sale e lo zucchero vanno a assuefare un po' il gusto, quindi se mangiamo troppo salato o molto dolce, andiamo a perdere un po' quelli che sono gli altri gusti. Quindi Anche. è giusto che sia saporito, che sia corretto nel palato, ma non dobbiamo Sì, esagerare. certo, beh, poi il sale in particolare non va demonizzato perché se è un sale di qualità fa bene nelle giuste dosi, mentre lo zucchero, insomma, se ne sente parlare in modo molto negativo. Ci sono altri Proprio modi bene. per dolcificare, c'è lo zucchero naturale contenuto nella frutta, insomma, quello andrebbe proprio, a mio avviso, eliminato. Proprio venerdì ho fatto un corso dedicato agli zuccheri naturali e mi sono divertita tantissimo a proporre dolcificanti che non conosciamo, che comunque non avremmo mai pensato che possiamo utilizzare, come per esempio la mela cotta che diventa assolutamente zuccherina e che possiamo utilizzare al posto dello zucchero, così Anche i datteri, come hai usato tu esatto, come i oggi, datteri per che sono esempio un negli dolcificante estratti. naturale. Sì. Ma anche nelle torte lo possiamo utilizzare. Se facciamo un caramello, come faremo adesso, lo possiamo tranquillamente utilizzare. Thank you.
Quindi abbiamo condito tutto il nostro couscous, io ho cercato di metterlo in una versione un pochino più carina, però è già pronto, volendolo sì. Possiamo servire senza problemi. Io ho fatto una coroncina. Bellissima. Mettiamo delle carotine croccanti, quindi a crudo. Questo è un piatto anche veloce, sì, si fa sì, un figurone sì. Se lo si presenta con così. Con poco, poi mettiamo del rosmarino e noi abbiamo la fortuna di averlo in fiore, tra l'altro il fiore del rosmarino è viola, io amo il viola quindi non potevo non metterlo. Quindi questo è un fiore edibile? Sì, sì, sì. Ah, rientra tra quelli che si possono mangiare. Sì, 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 sì. Ed è buonissimo. Perché i fiori hanno molto più marcato il sapore poi dell'erba che... Eh sì, infatti anche il profumo. Senti Marzia, ma abbiamo solo 10 minuti, tu riuscirai poi a preparare un dessert in 10 minuti? Sì, te lo assicuro. Favoloso. Te lo assicuro perché è velocissimo. E gli ingredienti in questo caso per il dessert saranno l'avocado? L'avocado. Con cui... Che diventa la parte predominante, cremosa. Esatto. Allora, adesso io ti ho preparato una salsa di fragole e pomodoro. Questa che aggiungi esatto. Qua. Esatto. Sempre per aggiungere un altro tocco di dolce. Esatto, e acido. E poi ho fatto una salsa con gli spinaci. È veramente un piatto primaverile questo, direi, anche per i colori, sembra un fiore, tutto un fiore. Ecco. Bellissimo, bellissimo. Poi alla fine li vedremo tutti insieme in una bella ripresa. Ok. Mettiamo qua davanti. Sì. Allora, adesso velocissimamente andiamo a preparare il nostro dessert, che... Scusate, io sono... Dicevamo una crema di avocado. Esatto, una sorta di mousse che però anziché avere la panna avrà come base l'avocado e il cacao e come dicevamo anche prima per dolcificare utilizzeremo i datteri. Tra l'altro insomma un'alternativa ai dolci non soltanto perché ha fatto una scelta come te vegana ma anche per chi magari è intollerante al lattosio. Sicuramente. Per chi preferisce non mangiarlo. Quindi insomma noi proponiamo sempre ricette veramente per tutti. E allora, dobbiamo prendere un avocado ben maturo, immagino. Sì, più maturo è, meglio è. Questo non arriva dal tuo orto, purtroppo. No. Però dall'orto insomma, comune non siamo ancora riusciti a. Sono bravissime le persone che lavorano all'orto, ma il. Senti, non so se il nostro cameraman ci riesce, però io volevo fare un piano sugli orecchini perché sono bellissimi, è da inizio di puntata che lo chiedo, ma toglimi una curiosità, li hai fatti fare o li sì, hai trovati? No, ah, li ho okay. fatti fare. Li ho fatti fare e quando avevo visto un'idea simile era in realtà ad un braccialetto e ho chiesto alla persona se mi faceva gli orecchini, mi voleva fare con una forchetta classica, gli ho detto che forse era un po' esagerato. Abbiamo trovato queste forchette da dessert in argento, tipo proprio le guarda, forchette della nonna. Girati un pochino, forse questa si vede meglio, ti metti di profilo. Quella qua. Che ho il cucchiaio e la forchettina da dessert e sono diventati un po' il simbolo della taverna. Quindi taverna degli Arna, sì. Che è il tuo blog. E un po' anche per scaramanzia, ogni volta che sono in giro come food blogger, che gioco a fare la food blogger, li indosso. Sono davvero bellissimi, ti faccio i miei complimenti. Grazie. Allora, mettiamo tutto in un contenitore per esatto. Poi frullarlo, diciamo. Esatto. Se non vogliamo utilizzare i datteri, possiamo mettere anche dello sciroppo d'agave o dello sciroppo d'acero, sì. Perché comunque a me piace che non sia troppo dolce, per esempio. Mm. Piace che rimanga caratteristico. Il profumo del cacao, quindi andiamo a prendere i datteri e ne metteremo giusto uno. Quindi mi dicevi hai fatto un corso sull'alternativa allo zucchero, altri sì. Corsi che hai fatto? Ah, di corsi ne faccio veramente tanti. E, al Joy Academy ho fatto un corso dedicato al tempeh,
Poi sto collaborando con un'altra scuola di cucina che in realtà è un'associazione, si chiama l'Asilo dei Grandi, dove propongono dei corsi molto divertenti, sì. E lì faccio ricette molto più semplici, dedicate alle persone che hanno poco tempo, quindi vado a raccontare come preparare i legumi in maniera sfiziosa, come preparare i cereali o come preparare le verdure per non farle diventare un contorno banale, ma per dare delle idee un pochino più originali. Io vado dove mi chiamano, basta cucinare. Beh, insomma, si vede che è una passione, sicuramente, che lo fai volentieri. Allora, mettiamo il cacao e adesso andiamo a frullare. Quindi, frullatore a immersione, se ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Quindi veramente una cosa veloce. Ti aiuto, guarda. Sì, guarda, avrei bisogno della... Sì, sì, sono qua apposta. Un pochino di acqua, sfrutto l'acqua dei datteri che è già dolce di suo, così non perfetto, e abbiamo la nostra. Grazie. E quindi è praticamente finita la ricetta. Sì. Per cui in un bicchierino adesso andiamo a mettere una granola che ho preparato in precedenza, perché altrimenti con i tempi televisivi non ce l'avremmo fatta, che ho realizzato prendendo dei fiocchi di avena, ho preso 100 grammi di fiocchi di avena con 3 datteri sempre ammollati e un 20 grammi di mandorle, una manciata praticamente di mandorle. E come si fa con il... quando facciamo il crumble, ho lavorato con le mani per creare un impasto che poi ho messo qui al forno a 100 gradi per circa 40 minuti ed è venuta il muesli croccante che di solito si compra per la colazione. Che infatti sono buonissimi da mangiare anche così, anche a colazione. Insomma, sì, come... sì, sì, sì. Allora, per fare una cosa un po' più carina possiamo prendere una sac à poche. E ci servirebbe un contenitore dove metterlo, sfruttiamo il frullatore. Ecco, quindi questi sono sempre altri strumenti del mestiere. La tua passione è nata dai dolci, quindi per la cucina? O... No. No? No, i dolci sono quelli su cui a volte sono molto golosa, mi piacciono tanto, mi piacciono molto i dolci casalinghi, anche se quelli super bellissimi li trovo attraenti, ma poi se mi presenti uno strudel o una torta di mele vado in brodo di giuggiole, però non sono particolarmente amante nella preparazione dei dolci, mi piace più preparare le cose salate. Dici due o tre cose che puoi dire di aver imparato da Pietro Lehmann, insomma, nella sua accademia importante. Due o tre. Una, dai, accontentiamoci di una. Un consiglio per chi ci guarda ma e magari vorrebbe in generale fare il tuo mestiere. Questa cosa che mi chiedi adesso... Perché in realtà quello che impari al Joy Academy è la cultura che c'è dietro a un piatto. Perché non è solo una scuola di cucina, come ce ne sono tante, dove ti insegnano a cucinare, ma ti insegnano che al di là del piatto c'è tutto un ragionamento che bisogna fare, c'è una consapevolezza, e quello che mi ha insegnato Pietro Lehmann, così come tutte le persone che lavorano con lui, è la consapevolezza di quello che si sta facendo. L'andare oltre, il senso di gratitudine che si prova nel realizzare un piatto e nel avere a disposizione queste cose per realizzarlo,
e la felicità di realizzare e di far felici le persone. Per cui sicuramente è l'etica che ci sta dietro e che è importante. Sicuramente questo mi ha dato consapevolezza ed è una cosa che mi rende felice. Il fatto di sapere che quello che sto facendo ha un senso e ha un'energia. Noi mettiamo alla base la nostra granola, poi la condiamo goduriosamente con la nostra crema di avocado e poi il cioccolato. E cioccolato. E poi mettiamo della frutta fresca per condire. Se ne abbiamo voglia possiamo mettere anche della menta che io vi avevo portato. Beh, che dire, insomma, tre piccoli capolavori. Il dessert in 10 minuti è pronto. È vero, in 10 minuti, hai fatto bene a specificarlo, perché oggi abbiamo cucinato delle cose molto belle, sicuramente molto buone e anche veloci. Allora, direi che a questo punto è arrivato il momento dei saluti, Marzia. E quindi io vorrei invitare anche tutto il nostro pubblico qui a venire insieme a noi. Dai, allora, qui c'è chi tutti. È scalzo, chi è travestito. Qui abbiamo la tua amica Nicoletta, l'artista, e i nostri due blogger, altri food blogger che il nostro pubblico conosce già bene, Jessica e Lorenzo, di Cucinare Secondo Natura. Poi ci sono anche i bambini che non si sa se adesso sono distratti. Sì, stanno giocando, c'è la piccola chef che adesso adesso è in pausa. È in pausa. Intanto ci vuole anche la pausa, eccoli là, sorpresi. Va bene, Marzia, davvero grazie di cuore, grazie di essere a voi. Venuti con noi, grazie, ti aspettiamo ancora presto. Volentierissimo, grazie a voi. Grazie anche a voi. Grazie. E grazie a tutti i telespettatori. Ci rivediamo prestissimo con altre ricette, ricette per vivere bene. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.